3 aprile del 1982, il contatto radio tra Cindy Buxton e la base britannica per l'osservazione antartica di Grytviken, nella Georgia del Sud, si interruppe improvvisamente. Gli argentini avevano invaso le isole. Cindy Buxton e la sua assistente Annie Price erano state tagliate fuori. Fortunatamente erano ben equipaggiate e avrebbero potuto sopravvivere a lungo. In realtà il loro isolamento durò soltanto un mese, ma al momento non era possibile fare pronostici sull'andamento della situazione. La baia di St. Andrews, dove erano sbarcate sei mesi prima, non poteva certo definirsi un luogo ospitale, neanche nei suoi momenti migliori. Erano giunte fin qui per riprendere un'immensa colonia di pinguini reali, un'impresa già di per sé difficilissima. Il tempo, anche nei cosiddetti mesi estivi, da novembre a marzo, è raramente così bello. Fortunatamente per Survival, al momento dell'invasione argentina, il grosso delle riprese era stato già effettuato e le pellicole erano state portate via dalla nave inglese Endurance. In attesa dei soccorsi da parte dell'unità operativa britannica, Cindy Buxton e Annie Price continuarono il loro lavoro. Cos'altro potevano fare due appassionate naturaliste abbandonate nella Georgia del Sud? Erano giunte a sud nell'ottobre precedente a bordo della John Bisco, un'unità di ricerca della sorveglianza antartica britannica. Le condizioni meteorologiche erano abbastanza normali per quelle latitudini. Le Falkland sono situate circa 700 km al largo della costa argentina. L'isola della Georgia del Sud è a sud-est delle Falkland, a 1400 km di distanza. L'isola, costituita prevalentemente da montagne, zone innevate e ghiacciai, è lunga quasi 200 km. Le uniche abitazioni sono due basi scientifiche e alcune antiche stazioni per la caccia alle balene, a Grytviken e a Leith. La baia di St. Andrews dista da Grytviken non più di una trentina di chilometri, ma affrontare questo viaggio via terra, tra montagne e ghiacciai, è un'impresa impossibile. Raggiungere la baia via mare è molto più semplice. Con un'imbarcazione adatta sono sufficienti un paio d'ore di navigazione. Così, un giorno, alla fine di ottobre, la squadra di Survival si calò in uno dei piccoli gommoni della Bisco per scendere a terra. Cosa pensassero quegli esperti marinai dell'Antartico di due ragazze che avevano deciso di trascorrere cinque mesi nel totale abbandono della baia di St. Andrews? Nessuno può saperlo. Con l'aiuto della sorveglianza antartica, tutto era stato accuratamente pianificato. Qualunque dimenticanza avrebbe potuto avere gravi conseguenze. La nave della sorveglianza non sarebbe tornata prima di cinque lunghi mesi e questo pensiero era tutt'altro che incoraggiante. L'unica cosa su cui le due ragazze potevano contare era che sarebbero state raccolte all'inizio dell'aprile successivo. Gli uomini della Bisco fecero ritorno alla nave, ben contenti di non essere loro a dover restare nella desolazione di quel posto. Nella baia di St. Andrews il problema dei vicini non esiste. Il luogo è deserto. La prima cosa da fare è mettere le provviste di sei mesi al riparo dalle bufere che scoppiano improvvisamente nel giro di pochi minuti. Venti da 70 nodi non sono una cosa eccezionale. Soffiano spesso all'inizio della breve estate di queste latitudini, portando con loro la neve.
Al loro arrivo, Cindy e Annie non trovarono acqua. Era ancora tutta sotto forma di neve o di ghiaccio. L'acqua necessaria per bere o per cucinare era disponibile soltanto in forma solida. La baracca in sé era abbastanza comoda, ma poco spaziosa. Sia che Cindy scrivesse i suoi quotidiani appunti sul materiale filmato, sia che Annie preparasse il tè, tutto doveva essere fatto nello spazio di un piccolo tinello. Le due brande erano sistemate in un angolo, insieme alla radio. Le borse dell'acqua calda, non considerate come essenziali dal servizio di sorveglianza, erano al primo posto nella lista delle necessità delle due ragazze. Il pannello che Cindy sta sistemando serve per rifornire di energia solare la radio e la telecamera. Benché la Georgia del Sud sia a nord del circolo polare antartico, d'estate le giornate sono molto lunghe. Nonostante ciò, la luce del sole è una comodità molto rara. Molti ghiacciai si gettano nella baia di St. Andrews. Il ghiacciaio di Cook termina nel braccio di mare proprio accanto alla colonia di pinguini reali. All'inizio della stagione degli accoppiamenti, l'aspetto di una colonia di pinguini reali è leggermente diverso da quello delle colonie di altre specie di pinguini. La differenza è costituita da quel gruppo di pulcini lanuginosi. Sembrerebbe che le uova dei pinguini reali si siano schiuse in anticipo rispetto a quelle degli altri pinguini, ma questi, in realtà, sono i piccoli nati lo scorso anno. I piccoli nati l'anno precedente rimangono nella colonia per tutto l'inverno. I genitori tornano dal mare per nutrirli ogni 2 o 3 settimane. Il pinguino reale è certamente il più bello fra tutte le 17 specie di pinguini esistenti ed è secondo per dimensioni soltanto al pinguino imperatore, che si riproduce a metà dell'inverno sui ghiacci del continente antartico. All'inizio della stagione degli amori, gli adulti sono ancora intenti a rimpinzare di pesce i piccoli dell'anno precedente. Fra un mese o poco più, i piccoli cambieranno il piumaggio e saranno pronti ad affrontare il mare per la prima volta. Gli spazzini come le ossifraghe e i chioni si aggirano nei dintorni nella speranza di rimediare qualche avanzo di cibo o di carogne. In seguito, quando nella colonia ci saranno uova e pulcini, morti o moribondi, faranno un bottino migliore. Prima di iniziare ad accoppiarsi, gli adulti devono mutare le penne. Non possono certo accoppiarsi adesso, mentre sono ancora intenti a procurare il cibo per i loro piccoli. Ogni giorno centinaia di adulti sfilano verso l'oceano in lunghe processioni. Gli unici altri frequentatori della spiaggia in questo periodo sono gli elefanti marini. Le femmine partoriscono i loro piccoli all'inizio della stagione. I piccoli, nutriti con il latte più nutriente del regno animale, crescono a velocità impressionante. I giganteschi elefanti marini sono una minaccia per chiunque, anche per i loro stessi piccoli. Un maschio adulto può raggiungere anche i 5 metri e mezzo di lunghezza e pesare più di 3 tonnellate. Dal momento dell'accoppiamento fino a circa 3 settimane dopo la nascita dei piccoli, ogni cosa nella zona, compresi i piccoli stessi, corre il rischio di essere travolta o calpestata. L'elefante marino deve il suo nome a una specie di proboscide presente sul naso dei maschi. Si tratta di un carattere sessuale secondario e gioca un ruolo importantissimo durante i rituali duelli gerarchici per l'accoppiamento. I pinguini reali generalmente ignorano questo facile accesso al mare. Sembra preferiscano fare una deviazione di un paio di chilometri, fino a un tratto di costa più roccioso. Durante il tragitto sono esposti ai movimenti bizzarri e ingombranti degli elefanti marini in amore.
I pinguini devono attraversare numerose insenature durante il loro cammino, si tuffano, nuotano fino alla sponda opposta e proseguono la marcia verso l'obiettivo. Giunti in prossimità del promontorio roccioso, si fermano e rimangono lì, a volte anche per alcune ore. Passano il tempo a lisciarsi le penne o a dormire. Fino a che uno di loro non decide che è ora di tuffarsi. Cos'ha di particolare questo posto per costringerli ad affrontare un così lungo cammino? Prima di tutto, permette loro di immergersi direttamente in acque profonde. È probabile, inoltre, che qui si sentano più al sicuro dalle voracissime foche leopardo. Per i pinguini al sole sulla riva, il problema non è come riscaldarsi, ma come riuscire a tenersi freschi. La morena del ghiacciaio di Cook sembra un soffice strato di ghiaia, ma termina in un blocco di ghiaccio solido, appena 5 cm sotto la superficie. Alla fine di novembre il ghiaccio si è già spaccato in molti punti e l'acqua scorre come un ruscello veloce e impetuoso. Le acque del ruscello sono molto apprezzate dagli elefanti marini. Per i giovani pinguini reali ancora imbacuccati nei loro piumini, l'acqua è davvero una novità. È difficile decidere se berla o nuotarci dentro. È più consigliabile una bella bevuta. Le loro soffici pellicce non sono ancora impermeabili. Gruppi di pinguini reali adulti, ormai prossimi alla muta precedente l'accoppiamento, passavano ora molto tempo a giocare nell'acqua, quasi consapevoli di non poterla più vedere per molto tempo. All'inizio di dicembre, la baia era al culmine del disgelo. Alimentato da numerosi ghiacciai, il piccolo ruscello si è trasformato in un torrente impetuoso che si apre la via verso il mare scavando gli argini scoscesi. Fino a questo momento una diga di sabbia aveva ostruito il corso del ruscello, dando luogo alla formazione di una laguna. Ora l'argine stava per crollare, liberando migliaia di litri d'acqua verso il mare. Il crollo di una diga non è affatto un problema per l'elefante marino. Un giovane pinguino nato lo scorso anno prova le sue nuove penne nelle acque turbolente della diga crollata. I giovani ancora in fase di muta incontrano ogni sorta di difficoltà. Alcuni cercano di mettersi in salvo sulle rive, altri non sono così fortunati. Cindy ne deve soccorrere uno, questo.
Il giovane pinguino non sembra apprezzare che lei abbia attraversato l'acqua gelida per aiutarlo. Nelle poche giornate di sole, non più di 11 nell'arco di un mese, i pinguini le hanno provate un po' tutte per riuscire a rinfrescarsi. Quando la risacca diventa noiosa, si trasferiscono nelle zone più interne per scalare i pendii ancora innevati. Se durante la salita sembrano un gruppo di goffi e inesperti sciatori in difficoltà, al momento della discesa, questa rassomiglianza diventa ancora più sorprendente. Tra breve, l'intera colonia dovrà affrontare le difficoltà della stagione di riproduzione. L'alba sulla baia di St. Andrews, nella Georgia del Sud. Il sole sorge sull'Atlantico meridionale, lasciandosi alle spalle il Sudafrica, distante quasi 5.000 chilometri. Sullo sfondo le vette si ergono fino a più di 2.000 metri di altezza. Sono ricoperte dalle nevi perenni. Qui, a livello del mare, la temperatura dell'alba è di poco sopra lo zero, persino all'inizio dell'estate. I pinguini reali tornano a riva dalle loro zone di pesca a una cinquantina di chilometri al largo della costa. Hanno catturato dei calamari per i piccoli dello scorso anno. L'elefante marino combatte nella gelida aria mattutina, mentre il suo respiro si condensa come fumo nelle narici di un drago. Il sole splende nel cielo terso, come raramente accade a queste latitudini. Cindy Buxton e Annie Price hanno iniziato le loro riprese alle prime luci dell'alba e ora fanno ritorno alla baracca per sbrigare i piccoli lavori di routine e per fare colazione. Hanno intenzione di tornare a lavorare al più presto possibile per sfruttare al massimo la luce di questa giornata di sole. Tutti intorno alla baracca sonnecchiano alcuni elefanti marini. Una delle principali regole della casa qui è prendi l'acqua per lavarti sempre a monte di un elefante marino.
Bisogna tirar fuori alcune provviste dalle coperture impermeabili. Le lampade debbono essere ricaricate. Anche il pannello solare ha bisogno di una messa a punto. È una giornata eccellente per ricaricare le batterie. Il cielo è limpidissimo, eccettuata una nuvola dalla forma bizzarra provocata da una corrente fredda proveniente dalle montagne. Le due ragazze si affrettano a tornare alla colonia di pinguini per continuare le riprese. Fin dall'inizio di dicembre, 3 mesi dopo l'arrivo della squadra, gli adulti hanno iniziato a spingere i giovani dello scorso anno verso i margini della colonia. Questo ha quasi ultimato la muta. Tra breve sarà pronto per il mare. La resistenza delle loro ali, trasformate in pinne, viene messa a dura prova. La colonia, in questo periodo, è un miscuglio confuso di adulti e di giovani nelle varie fasi del loro sviluppo. Alcuni sono ancora avvolti nei loro soffici piumini, ma già lasciano intravedere a chiazze, qua e là, le prime penne della loro livrea di adulti. Questo viottolo scuro delimita l'area in cui sono stati confinati i giovani. Siamo all'inizio del periodo di corteggiamento e gli adulti preferiscono deporre le loro uova su un terreno più secco. Questa coppia è in una fase avanzata del rituale. Ha già scelto il proprio territorio di deposizione. Durante le prime fasi del corteggiamento, invece, le coppie spesso vagano per 2 o 3 giorni prima di scegliere il luogo adatto. Per i pinguini reali, il corteggiamento è una cerimonia veramente solenne. I momenti più romantici sono spesso rovinati dai litigi con o fra vicini. Le fasi avanzate del corteggiamento si svolgono generalmente in silenzio, ma l'aria echeggia dei richiami dei ritardatari che solo ora si apprestano ad entrare nel periodo degli amori. Questo maschio si sta esibendo in una tipica marcia per attirare delle femmine. I movimenti ritmici del capo mettono in risalto le chiazze arancioni ai lati del collo. Generalmente l'accoppiamento avviene 2 o 3 giorni dopo l'installazione nel territorio. I pinguini reali, a differenza di molte altre specie di pinguini, non costruiscono il nido. Si limitano semplicemente a delimitare un territorio di deposizione del diametro di circa 1 metro. Gli intrusi, chiunque essi siano, ricevono una pessima accoglienza. Sebbene affascinante, questa stretta di ali è puramente casuale. I pinguini reali depongono un unico grande uovo. Solo il pinguino imperatore, il loro parente antartico più stretto, cova allo stesso modo del pinguino reale. Trasportano l'uovo sull'estremità delle zampe, coprendolo con una plica di pelle addominale. Vediamo un'altra volta l'operazione. La femmina cova l'uovo per alcune ore subito dopo la deposizione, poi, per un giorno o due, si dà il turno col maschio. Nelle settimane successive, l'uovo viene covato soltanto dal maschio, mentre la femmina prende il mare alla ricerca di cibo. Ecco il cambio della guardia. La femmina si trascina verso il maschio, tenendo l'uovo in perfetto equilibrio sull'estremità delle zampe. Uno sterco orario volteggia nell'aria, in cerca di uova. La femmina lascia rotolare l'uovo verso il maschio, sotto gli occhi avidi di un chione, ladro di uova. I chioni non riusciranno a impadronirsi di questo uovo,
ma ne hanno già trovato un altro incustodito poco più in là. Ecco un altro cambio della guardia. Come al solito, c'è sempre un chione che osserva attentamente. Persino dopo la deposizione dell'uovo, i vincoli che tengono unita la coppia devono essere continuamente riaffermati attraverso complessi e ostentati movimenti rituali. Una volta che le coppie si sono installate sul territorio di deposizione, guai a qualsiasi pinguino che sbagli strada o che si azzardi a prendere una scorciatoia. Da quando ne è stata vietata la caccia negli anni 60, la popolazione di elefanti marini della Georgia del Sud è cresciuta enormemente. Nei mesi estivi, durante il periodo di riproduzione, il numero di elefanti marini che giungono su queste spiagge supera il quarto di milione. Nel mese di dicembre, questi piccoli sono ormai completamente svezzati e il loro comportamento è estremamente amichevole. Cindy sta aiutandone uno a rinfrescarsi, ricoprendolo di sabbia bagnata. Tra breve imparerà a farlo da solo, aiutandosi con le pinne per sollevare la sabbia. Dopo 8 settimane di incubazione, le uova dei pinguini reali iniziano a schiudersi. Il pulcino impiega almeno un paio di giorni per uscire completamente dall'uovo. Gli uccelli in genere si dedicano alla cura soltanto dei propri piccoli. Nel caso dei pinguini reali, invece, gli orfani ricevono le cure dell'intera comunità. Qualsiasi pinguino scalderà e nutrirà un uovo abbandonato o un piccolo rimasto orfano. Questa situazione però dura solo per la prima settimana. In seguito i piccoli diventano ben identificabili attraverso i loro richiami per ottenere il cibo. Dopo un po' di tempo, inoltre, sono loro stessi a riconoscere i richiami dei genitori. Questi piccoli sono nati da un gruppo di uova deposte nel mese di dicembre. Gli adulti che si accoppiano in ritardo deporranno il loro uovo in febbraio. Gli adulti che quest'anno depongono le uova in ritardo, l'anno prossimo le deporranno in anticipo. Così l'intervallo tra una nidiata e l'altra è di circa 14-16 mesi. Questo meccanismo è unico tra gli uccelli. Ogni coppia alleva soltanto 2 piccoli ogni 3 anni. In ogni caso, però, questa tecnica funziona. Persino durante l'estate, forti correnti discendenti vengono giù dalle montagne senza alcun preavviso. Gli elefanti marini sembrano gradire le tempeste di sabbia. Un gruppo di pinguini di ritorno dal mare neppure si accorge delle violente ondate. Finalmente il vento si calma, con la stessa rapidità con cui aveva preso a soffiare. I piccoli nati in ritardo nella scorsa stagione stanno iniziando a mutare il piumaggio per prepararsi ad affrontare il mare da soli.
Gli adulti, intenti a curare i loro piccoli, non fanno molta attenzione a Cindy mentre effettua delle riprese in primo piano. Ad ogni modo, è consigliabile tenersi alla larga dai loro becchi. Persino il movimento irritato di un'ala può colpire come uno schiaffo. Fino all'età di 6 settimane, i piccoli impauriti corrono a nascondersi sotto il genitore. In assenza di questo, anche l'adulto più vicino va benissimo. La manovra non ha molto successo. Una buona parte è ancora allo scoperto. Ma naturalmente, la sola cosa che conta è di avere protezione. Una colonia come questa, al massimo dello sviluppo, può contenere anche 20.000 pinguini. Anche gli ultimi, fra i piccoli nati lo scorso anno, stanno per terminare la muta. Ai lati del collo cominciano a comparire le caratteristiche chiazze gialle, che nell'adulto diventeranno di un vistoso arancione. A marzo gli elefanti marini mutano prima di ritornare nelle burrascose regioni meridionali dell'oceano. I maschi sono molto più docili adesso che la stagione dell'accoppiamento è terminata. Questo grosso esemplare si agita pesantemente mentre Cindy tenta di aiutarlo nel processo di muta. Gli elefanti marini hanno una caratteristica molto singolare: mutano sia il pelo che la pelle. 4 mesi fa, subito dopo il suo arrivo alla baia di St. Andrews, Cindy non si sarebbe mai potuta prendere una simile libertà. Allora i maschi in amore erano fin troppo indaffarati a menare qua e là le loro 3 tonnellate di peso. Un po' più circospetta, Annie striscia carponi per riprendere dei particolari. Gli elefanti marini possono essere molto rapidi nei loro movimenti e a volte sono più veloci dei fotografi. Verso la metà di marzo, la baracca appare molto diversa da quel grigio e piovoso giorno di ottobre in cui le due ragazze giunsero qui a bordo della John Bisco. La nave del servizio di sorveglianza dovrebbe passare a riprenderle tra circa un mese. Se tutto va bene, il loro ritorno in Inghilterra è previsto per la fine di aprile. È molto difficile riuscire a distinguere un pinguino dall'altro, ma Cindy e Annie hanno ormai imparato a riconoscerne alcuni. Si tratta di un gruppo di pinguini che hanno deposto in ritardo le uova della stagione precedente o che non si sono ancora accoppiati. In ogni caso, spetta a loro saltare il turno questa volta. Liberi dagli obblighi familiari, questi pinguini hanno molto tempo da perdere e lo usano per visitare ogni giorno la baracca. I pinguini reali sono curiosissimi e buttano all'aria tutto quello che possono, compresi i tiranti di sostegno e i fili per il bucato. I piccoli della colonia nati quest'anno sono ormai grandi quasi quanto i genitori.
I giovani, riuniti insieme in gruppi che ricordano un asilo nido, attendono il ritorno dei genitori che porteranno loro il cibo. Questa coppia è riuscita a riconoscersi attraverso i richiami e il giovane pinguino segue ora il genitore per ricevere la sua razione di pesce. Capitava a volte che alcuni piccoli affamati seguissero le due ragazze scambiandole per i loro genitori. Verso la fine di marzo, la nave di pattuglia Endurance giunse inaspettatamente alla baia di St. Andrews. L'Endurance, prossima ad essere messa in disarmo, era al momento l'unica presenza inglese nell'Antartico. La bandiera inglese era stata donata a Cindy dal proprietario di un pub di Norfolk prima che lasciasse l'Inghilterra. L'Endurance sbarcò alcune scorte di viveri per rifornire le ragazze in attesa della nave del servizio di sorveglianza. Ma, come ora sappiamo, quella nave non arrivò, o almeno non entro i termini prestabiliti. Arrivarono invece gli argentini, sebbene non siano mai riusciti a raggiungere il solitario avamposto della baia di St. Andrews. Subito dopo la visita degli elicotteri dell'Endurance, le ragazze rimasero abbandonate sull'isola per un mese. Qualsiasi cosa sia accaduta altrove, la baia di St. Andrews fu l'unico luogo dove gli argentini non giunsero mai. Thank you.